Sabato prossimo, 5 dicembre, alle ore 16, presso il Consiglio Comunale, l'architetto Emanuele Mazzadi illustrerà tutto lo studio fatto durante questo anno sulle misure di portata del rio Berceto, il rio che esce dal depuratore sotto Berceto, che servono queste misure di portata per calibrare la centralina idroelettrica che vogliamo costruire. Abbiamo molta sensibilità come amministrazione, come comune per le energie rinnovabili, cerchiamo di tenere lontani dai confini comunali coloro che vogliono fare delle speculazioni, dei privati che vogliono fare delle speculazioni con finanziamenti pubblici. Pensiamo che la strada maestra sia quella dell'azionariato diffuso, di portare quindi dei veri benefici agli abitanti del comune di Berceto. Per cui sabato avremo appunto la capacità di definire quelli che sono i costi di questa centralina e di avviare quell'azionariato diffuso che pare essere condiviso da tante persone, almeno si è avuto tanto consenso lo scorso anno quando si è presentata questa centralina idroelettrica, questo progetto di massima e queste intenzioni. Ricordo che siamo un comune che ha concluso l'iter del patto dei sindaci, che siamo stati chiamati a Bruxelles presso la Commissione europea il 16 novembre dello scorso anno, che abbiamo sensibilità su queste cose con diversi edifici pubblici che hanno i pannelli fotovoltaici, una caldaia a cippato che riscalda la casa protetta Gino Cavazzini, il municipio e quest'anno anche Villa Berceto con la sua piscina, e vogliamo anche avviare altri progetti in vaganze su altri torrenti del comune di Berceto con piccole centraline idroelettriche per arrivare al desiderio, alla realizzazione del grande progetto di un consorzio idroelettrico che possa permettere ai cittadini di Berceto di spendere pochissimo di energia e quindi invertire quella tendenza che vede oggi il vivere in montagna come un vivere di lusso proprio per i costi dell'energia elettrica, del riscaldamento e di tante altre spese che invece se ci produciamo noi l'energia rinnovabile potrebbero essere notevolmente ridotte. Quindi invito tutti sabato a essere presenti alle ore 16 a questa riunione.